Eccoci qua con Xenoblade Chronicles 3. Io con le cuffie perché voglio sentire. Andiamo. E l'ho fatta prima l'aggiornamento. L'ho proprio accesa apposta. Speriamo che sia bello quanto il 2, o almeno più del primo, che il primo non mi ha interessato niente. Ho salvato automaticamente i tuoi progressi, non uscire dal gioco. Qui sotto compare a schermo. Premi un pulsante. Il gioco è stato aggiornato, versione 1.1.0. Ulteriore. Impostation. Vabbè, insomma, normale. Riattiva l'animazione della visuale da battuta. Oddio. Affanculo. Ti dà audio, se no da dove sarebbe? TV, cuffie, sentite. Sottotitoli filmati, sì. Avanzamento automatico, testi doppiati, no. Una velocità normale. Normale. Il massafi. Questo va bene. Vibrazione sì, attivo missioni. No, attivo le missioni. Attivo missione sì. Nuova partita. Difficoltà per chi vuole un'esperienza di combattimento bilanciata. Andiamo di un turno normale. Modificare il livello di difficoltà in queste. Ok.
Move your feet. Hop, hop, run like you mean it. Slow down, guys. Is it true, though? There's gonna be fireworks. Yeah. Saw them setting it up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Non sono protagonista da bambino. Da subito Final Fantasy 9. Devo smettere di farmi delle sette. Donna. Colliti tra di loro due universi si sono proprio uniti. Nei loro occhi c'è la barra di caricamento della finish. Ionios.
still more of them. Even so. Shut it. Stop flapping your gums and move. Yeah, we've got more incoming. Se ti avvicini a un nemico lo attaccherai in automatico. Questa funzione è chiamata attacco automatico. Purtroppo sto gioco c'è sta cosa. Prima cosa non mi piace. Rimani vicino a un nemico per far continuare l'attacco automatico. Quando sei alla distanza giusta, un'icona in basso a destra dello schermo te lo confermerà. Posso levare solo io 20.000 e voi neanche uno? Ok, potrei chiedere pure l'altro. Un punto esclamativo ti guiderà alla destinazione successiva. Il numero sottostante indica la distanza tra te e la destinazione. Puoi rivedere quando vuoi i consigli già, vabbè. Iniziamo il combattimento estraendo l'arma. Prima aggancia il nemico, poi premi A per estrarre l'arma. Per ritirarti dal combattimento tieni premuto A per riporre l'arma. Avvicina un nemico per agganciarlo automaticamente. Se ci sono più nemici premi L o R per agganciare un nemico diverso. Salute! La grafica non è migliorata per niente. Le tecniche sono più potenti degli attacchi automatici. Possono essere attivate premendo X, Y, B. Eseguita una tecnica non puoi usarla di nuovo finché la sua barra non si riempie automaticamente con il passare del tempo. Questo processo si chiama ricarica. Iniziamo a meno pure noi. Per poco, ma iniziamo a meno pure noi. Ma già sposare. Ah, posso saltare. Oh. Volevo.
Dai. No. Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Let's go. If the front line breaks, we're all dead. But the position. We can handle this ourselves. Go on, move it. That's what's hitting us. Well, now we know. It's do or die, Noah. Got it. Noah, show me your talent off. Le tecniche personali sono più potenti delle tecniche normali. Una tecnica personale può essere attivata premendo A quando l'indicatore circolare è pieno. Le barre della tecnica personale si ricaricano compiendo un'azione in linea con il ruolo del personaggio, detta azione di ruolo. Se soddisfi i requisiti delle tecniche con effetti bonus di posizione, l'icona della tecnica personale lampeggia una volta in rosso e la barra si riempie di molto. No, ho mandato avanti. Ricorda un attacco nell'istante in cui il precedente va a segno e ti permette di collegare i due attacchi. L'uno e l'altro sarà veloce. Puoi collegare anche attacchi automatici con tecniche, a tecniche normali con tecniche personali. Aumenterà il ciclo di la velocità del me. Dai, mi ha levato un cazzo. Ti ho levato un botto, ma non rispetto alla vita che gli è. Che levo a lui proprio. Cosa è successo a queste cose? Dai, vinto.
Cade! Me lo schiaccia. Ok. Sì, ma guarda. Sta ricreando le persone. Every one of us is born looking like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. Yes. All of us live only to fight. Cut that out! Stupid Noah! Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's you they're after here. Slippery as Noah sometimes. Uni, chick never shuts up. Kite, ranged darts. Easy. Easy. Curatore. You okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking dead weight. Hey. Change of plan. You keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? But he's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off.
but the fight will be good as one. Yeah. Xavier contro Squall, eh. They're not in their usual formation. Wait, what? We're snuffed. Kai's just a decoy, so they're really after... Oh. Quick thinking, Lance. Would you? Hanno vinto loro. Still, didn't have to go get himself killed for it. Come on, he was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us the chance to turn it around. Ugh. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but... Just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey. Okay. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so sorry. What big day? The birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ah. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, weren't ya? Cut it out. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years.
Most lose their lives on the battlefield before they reach year 10. But those who do survive to the end are honored in a special service. We call it the homecoming. Morning, Yorn. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Se ne va. Get a move on. Quick, we're gonna miss the homecoming. First one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? And the queen's come out. So that's Her Majesty, huh? Wow, I've never seen her before. Oh. Non credo che quei flauti facciano questa canzone così, però. Stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course. And you, Noah, right? Huh? Sure. Yeah. You bet. Basta fine, me ne cazzo. Our lives came from the Queen, and we all lived for a chance to take part in the homecoming. The chance to return to the Queen's embrace, carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Until that day. Diventate blu, rosse.
Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. They don't have an officer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right. Is my voice that deep? Shut it, you. Wasn't trying to be anyone specific. Right. I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! E niente. Pedania. Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Non è la prima volta, a quanto pare. Quindi, se voi adesso in tutto questo coso non mi farete vedere lui da bambino, cosa gli è successo, non mi spiegate cosa è successo lì. Alcuni luoghi nel mondo ti daranno pie quando li scopri. Sono chiamati punti di riferimento PDR. PDR più difficili da trovare vengono definiti aree segrete. L'intero gruppo finisce esanime, tornerà all'ultimo punto di riferimento che hai visitato. La minimappa nell'angolo in alto a destra dello schermo mostra i dintorni dei personaggi, le destinazioni delle missioni. Premi. Y quando non sai più bene dove andare per far apparire una linea che ti indica la via più breve per arrivare nella tua destinazione. La via più diretta ti può fare incrociare nemici pericolosi e altre minacce, quindi non è sempre la più preferibile. Prova anche percorsi. Normalmente abbiamo questi personaggi. No, niente. Sono amiibo. Allora, tutto sommato la storia è un incipit carino, ma devo capire bene o male di che cazzo stiamo a parlare, perché abbiamo iniziato con noi che eravamo bambini in un mondo normale, e siamo diventati, dopo che si è fermato il tempo, ci siamo ritrovati qui in questo mondo particolare. Ho capito, mettete un muro bianco invisibile, no, a questo punto. Te l'ha spostato vicino a me. Puntini bianchi. Potete raccogliere. Bene. Basta che ci posso vicino, le prendo domani. Quanto sono brutto il fatto che siano evidenziato in questo modo rispetto all'ambiente che già fa schifo, ma cose erano normali.
Abbiamo tutto che e quel livello 2 è così bellutigoso. Questa posata mi piace tanto. Ricordo se in... Ma in Xenoblade Chronicles 2 si poteva saltare? Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Anche qua se può. Diretto qua. Here we go, guys. Let's give them the usual, Noah. It's over. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Uppercut. Make it quick. Move as always, Noah. I got something for you. Thanks. Yeah. Hey, this isn't too bad. Nice one, Wamba. Ok, cosa devo fermare 2 secondi e andare a fare la pipì? Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Hair trigger. Crush out. Che
forse questo che è il macchinario che abbiamo affrontato prima. Quando siamo in fight non posso in realtà. Esperienza, un bel po' di materiali. Una leva effetto, tecnica anello guaritore di Yunie emette un'area curativa temporanea visibile a terra ai personaggi che si trovano all'interno dell'area recuperativa. Ti fa ammazzare tu anche se pure un po' che quelle sono a livello 42, come pare il caso che un fungo andrà a quello a livello 42. Amici, aspetta! Dove sei Riku? Oh no, solo perché amici stanchi di battaglia non può non fare attenzione a dintorni. Oddio, i Ponopo. Punta occhi dritto qui. Oh, ma guarda, un container abbandonato. È stato buttato via come un rifiuto. Vale la pena mettersi a frugare? Storia rende soldati pigronissimi. Non ha voglia nemmeno di raccogliere spoglie di bottino sul campo di battaglia. Capon, mi sa detto. Dico, su Campon, tipo. Grazie a retroguardia Nopon, noi amici sopravvive a battaglia e può tornare a casa con Sederino tutto intero. Amici, non pensa che dovrebbe prestare ascolto Pon a compagni con più esperienza? Lo dovremmo. Ah, adesso sei un duro Riku. Che ne pensi allora di unirti a noi in prima linea la prossima volta, eh? Lance, facci piano. Dico, sto solo cercando di aiutarti. Esplorando il territorio vedrai dei container al cui interno potrebbero esserci oggetti altrimenti difficili da trovare. Vale sempre la pena aprirli e vedere che c'è dentro. Gli oggetti hanno diversi livelli di rarità.
dal più alto al più basso sono leggendario viola, raro giallo e comune bianco. Almeno la metti. Più un oggetto è raro, più è difficile trovarlo. Va a segnare gli accessori ai personaggi, accessori nel menu principale, accessori in personaggio, accessori nel menu principale. Accessori permettono di potenziare i personaggi in vari modi. Dove, mi spieghi, Lanza, dove stai andando tu? Resta qui. Dove vai? Per... Gli accessori sono elementi di equipaggiamento che i personaggi possono indossare. Personaggi. Se avevi solo slot disponibile, ma se arriva lo si. Continua. Ehi, ma... successo mentre tornava alla colonia 9. Grazie. No. Mi resta ancora molto da vivere. Ehi, aspettate solo un attimo, ok? Il mio compito è occuparmi del tramandante. Andamento. Certo, noi a tempo. Carcasse di soldati, non è un tramandante, dato che aiuta i caduti in battaglia a trapassare. Tramandando le carcasse che trovi tra la tua intesa con le loro colonie di... Ma non vi chiedete come cazzo è successo che questo è morto qua. E se abbiamo mangiato il fuoco della morte, questo ha mangiato il fuoco. Nell'acqua non anche. Tenitore lì. Come si chiamano? Sentiamo, dai. Here we go, guys. Counting on you, Noah.
No, dove sei girato il bastardo? E mo arrivo il colpo di grazia da 200. Hai rischiato tantissimo, non ti volevi? Oh, minchia, ma però quella. Avevo già visto io da lontano, non l'avevi visto. Moneta no pon. Ho visto, sa? Tutto in acqua. Ah, pure in acqua possiamo menare. Ma dai. Stiamo combattendo in acqua. Mi si è attaccato un paio di volte. Tanto lo scotch non ce la più. No, it's no substitute for a proper bath. Do we fight? Gli effetti di certe tecniche variano in base alla tua posizione rispetto al nemico. Alcune. Madonna! Si è ritirata proprio? Che spettacolo! D'altro, gli effetti di certe tecniche variano in base alla tua posizione rispetto al nemico. Alcune infliggono un danno maggiore se sferrate per spalle. I tuoi alleati attirano l'attenzione del nemico e la tua posizione di combattente. La posizione del personaggio rispetto al nemico si gira, si è di lato, si è di fronte, si usa le spalle. Facciamo qua, eh? Ovviamente.
C'è nessuno in live. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. We got the initiative. Nice one, Ramba. Come here. I got something for you. Thanks. Great. All right. Things are getting good. Rocket. That was over way too soon. Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Edge thrust. Hair trigger. Crush out. Come here. I got something for you. You're a lifesaver. Arrow. We're coming together. That was over way too soon. Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier. Nine. Noah, will you do the honors? This is something decent, right? Bonnets again! Oh, what a pain! Let's use combos to wipe them out! Noah, you break their stuff! I'll follow up! No, sei girato per me! Seguire alcune tecniche è un pericolo. Un preciso ordine genera una combo. Le tecniche con effetti particolari possono avviare una combo. Ad esempio, se una tecnica con fiaccamento di quella con attaccamento atterrerà il nemico. Se una combo. Per vedere i tutorial, sì. There's Colony 9. Always a welcome sight. Dai, vicino a casa. To do the right thing, eh? Ma perché Lante corre sempre? Perché? Dove corri? Perché Lante è morto. Inside. Fight with focus. I practically know this one by heart. Make this quick. Looking good, huh? È uno sagrato. Lance wants something a bit meatier. Oh, this is rare. Grazie.
Ah, finalmente siamo arrivati, che scarpinata. Tanto camminare fa male a zampe di Riku. Totalmente distruttissimo. Una battaglia furiosa, ma per fortuna non abbiamo subito troppi danni. Beh, sì. I vantaggi di attaccare una colonia da 4 soldi come quella. Per quanto non siamo riusciti a riempire molto la colonna fiamme. Va già bene così, se non altro siamo tornati sani e salvi. Hai ragione, comunque dovremmo essere a posto almeno per un po'. No, parla. No, parlare qui è spreco di tempon. Tempon. Perché voi non continua a chiacchierare dentro Vascapon? Bene, dai, andiamo. Secondo fiamma mostra la quantità di fiamme vitali raccolte dai nemici sconfitti. Col passare del tempo la quantità di fiamme accumulate diminuirà. Più la barra della cronofiamma è piena, più aumenteranno le statistiche dei personaggi, perciò cerca di mantenerla sempre il più piena possibile. Ah. Se vicino al nome di un personaggio c'è una stellina, vuol dire che ha qualcosa di nuovo da dire. Parlare con qualcuno per la prima volta aumenta la tua affinità con la sua colonia. C'era una persona qua all'entrata. Aspetta, pure la vasca, aspetta. Quando termina riparazione a Levnis. Ma perché i miei giochi sono sempre buggati? Guarda, mo, c'ho qualcosa che corre. Non dico, è corso, però. No, niente, si è fermato. Si è sbagliato. Allora, passa regolazione dell'Iopon energetico per Zeon e Kurt. Sono molto impegnati. Beh, prima o dopo battaglia qui è sempre super, iper e trafficato. Però Arana ama suo lavoro, quindi nessun problema dopo tutto. Con mi dice la stessa cosa. Poi quando c'è una stellina che si diverte. Ehi, grazie per il vostro aiuto in battaglia. Non ce l'avremmo fatta rientrare senza di voi. Ho fatto l'Evnis della colonia Sigma. Non so come avrei potuto fare. Abbiamo molti Leibniz nella nostra colonia. È chiaro che è un problema. Già, mi chiedo dove potremmo trovare dei rinforzi. Abbiamo sconfitto la colonia Sigma, ma la cronofiamma non si è alzata di molto. Ti fai prendere la mano alla svelta, eh? Hai fatto a pezzi quegli Agnus con il tuo Leibniz. La cronofiamma non aumenta se non li uccidi con un Gradius, occhio. Una pilota dal sangue freddo, niente colpi di grazia avventati. Mi tormento il più possibile e mi fermo giusto in tempo, quindi non lo decido. Ah, ecco, vabbè. Dove posso parlare? Anche dentro qua occhio la cosa. Avete sentito? Pare che il Ferronis della colonia 9 non potrà muoversi per un po'. Non può muoversi. Se è riuscito a rientrare dal campo di battaglia. Sembra che il motore sia stato danneggiato nella battaglia contro la colonia Sigma. Quindi i meccanici Nopon ci hanno detto di disattivarlo completamente mentre si occupano della manutenzione. Ah sì? Sembra che resteremo parcheggiati qui per un po' allora. Ho fatto caso, c'è l'icona proprio a fianco alla mappa della crono cosa qua. Sì, le forze speciali rientrano tardi. Sì, perché Noah si è fermato a fare la sua solita roba da comandante. Sempre. Siete molto stanchi, dovete andare subito a dormire prima che si faccia ancora più tardi. Faccio quello che voglio. E vabbè, andiamo a dormire.
Tenuti insieme, maschi e femmine. Say, you know how you became an officer after what happened? I guess, yeah. No. Does it still hurt? What could it? No, but no. I can't say I'm totally over it, but I'm getting there. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Anyway, worry about him. Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. He never got to apologize, so, you know. Stavate parlando di me? Don't worry about the bonus points, because I'll have nabbed them all. The snuff you on about? I'll have you know I clocked up a fair bit more. Oh yeah, sure. I'm the one who took the heavy off its hinges. They give you loads of points. Ooh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit. But don't worry, you can thank me later. Huh? You're a right muppet, Lance. All right then. Off to bed with me. Yeah, all that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on, let's go. Yeah. There was. L'ho visto il container. Una delle scale. Rosico, ho dato, se no stavo là mezz'ora, dovevo cercare di saltare e poi non si poteva. Bene, forse era di buttarsi in brandina. Ok. Riposa al massimo pon, per me è molto importantissimo. E niente, manco se potevo mettere a dormire. An emergency assembly. It's the cracker door, guys. Why? No idea. We better take a look. To get to the assembly point, we gotta run through the Pharaonis interior. I think Noah knows that, Lance.
I hope we can make use of this. C'è qualcosa sotto di noi, però vabbè, dai. Ho preso quello, non ho visto neanche cosa ho preso pensando all'altro giorno. Remind me, what are we lining up for here? Royal decree from the castle. They say an enemy armored unit's approaching this area. Come on, man. I just got to sleep and everything. Friend's fault for staying up late. And whose fault was it I couldn't sleep? I asked you to do the maintenance on my power frame, but you totally messed up my settings. Ah, that probably different frame. Riku is popular, Gaipa, crushed by weight of fans asking to do favors. Sometimes mix up orders. Meh, if config's bamboozle, why not fix myself? That's why I didn't get any sleep, Furball. I'm here to announce today's mission. You have one target. It's currently on course for the suppression area here. Judging from the mass, it's expected to be large in size. And based on its speed, we estimate it will reach the Alfetto Valley at 0100 hours. Notably, the target's emitting a considerable amount of ether energy. As for your mission, deploy at the canyon by the designated time. Investigate and destroy the source of ether. Commander, one question. Go. About this target, can we assume it's from Agnes? We don't know. We haven't been able to confirm, but it seems that they're also gunning for it. This would suggest it should be seen as part of a different enemy force. That. Combat with Agnian troops in the area is also expected. Details will be sent to your Iris after deployment. Clear? You are to remain vigilant throughout the operation. Dismissed. Sarà meglio che ci prepariamo anche noi. No, voglio andare allo spazio per un po' di equipaggiamento. Dobbiamo pigliarlo un qualcosa di più resistente, così sembra almeno un inteso. E ci siamo presi la ricompensa per quel lavoretto della colonia Sigma, non dovreste navigare loro? Solo per avervi accesso di prima qualità. Beh, consiglio da un veterano come farà male, no? Aspettiamo. Come diceva Spaccio? Credo che sia Camillo a occuparsi della distribuzione a questo. Buona saperti, bene, andiamo a occuparci di più. Arriva la battaglia, c'è vabbè, secondaria, madonna. Per vedere l'obiettivo attuale della missione attiva. Dove veniamo qui, no? Qui acquisterete oggetti nei negozi in cambio di G oro. Puoi anche vendere oggetti nel... Come va la manutenzione del telaio energetico? Tutto secondo i piani? Io ho solo dormito poco grazie a qualcuno. Non avresti dovuto ridurlo in questo stato. Voglio ammettere, ma gli Agnus saranno sempre più forti. I nostri telai energetici non sono in condizioni perfette, non sarà un combattimento alla pari. Non serve che me lo ricordi, Ciccio. Aspetta che c'è l'altro da parlare qua. Vabbè, dai! Vediamo se pure posso parlare. Niente, dobbiamo fare prima equipaggiamento. Scusa, fortunato se viene nella mia zona. Sempre indaffarati, eh? Diciamo che sì. Senti, potremmo avere una...
Tempi di bronzo, vorrei che il no fosse ben equipaggiato. Questo è un problema. Ma dai, ma sotto 1000 gila, ma sti cazzi mi prendo la memoria pallida, dai. Tempi di bronzo, bene, almeno ci renderà la vita più facile. Già, muoviti a indossarlo, su. Ma che tutorial proprio. Ma l'abbiamo fatto prima! Segnare gli accessori di versione del resti. Addirittura c'ho cose molto più potenti. Non voglio neanche leggere queste cose. Sì, sì, sì. Ottimo, quindi siamo tutti equipaggiati e andiamo alla piazza svelta. Certo. Questo è un bel guaio. Andiamo o no? Sì, scusa, che... pare che è preoccupato. Porca scintilla, ti metti a fare il buon samaritano proprio ora? Va bene, vediamo un po' che succede. Missioni, quando fai progressi in una missione questa viene aggiornata, premi perché confermare il tuo obiettivo attuale con Y, mentre premendo più puoi anche visualizzare una mappa delle immediate vicinanze dell'obiettivo della missione. Cosa dovrei mettere a lui? Thank you.
20% per collegare due tecniche, no, non mi serve. Destrezza è per evitare colpi, quindi no. Più 15% di ira generata da attacchi automatici, la potrei mettere a coso, però no. Voglio dare... Questo è per lui. E lei che è la curatrice invece se deve parare di più, secondo me. Molto meglio. Lui sarà quello che subirà più danno perché è il difensore a tirarsi i nemici, quindi. Ok, oh, possiamo andare. Dovrei scappare prima con qualcuno qua. Ma tu sei nel tuo nono periodo, vero? Oh, manca un anno. Sono al nono periodo anch'io. Speravo tu potessi rimandarmi al mio ritorno, ma sarà difficile dato che siamo dello stesso periodo. Cari, non so che dire. Se sarò ancora vivo ti tramanderò più che volentieri. Grazie, ti significa molto per me. No, state allerta, mi raccomando. Non mi vieni troppo preoccupato, Zeo. È qualcosa che noi non sappiamo? No, ma non credo che il consul sia venuto alla colonia 9 senza... Ok, mi ricordo che questa non sia una missione di routine. Credo dovresti stare ben attento, amico. Quel tuo cervellino ti farà finire nei guai. E levo tu. Non provo quei due qua. Oh, Kite. Vedremo questa missione in circa 3 minuti. Mi sembra un po' troppo ottimista, amico. Ma mi fa piacere vedere che hai fegato. Ho dedicato un minuto al combattimento vero e proprio. Se non riuscite a stare al passo non avete speranza. Ricevuto, noi pensiamo a difendere Nova. Voi potete concentrarvi su riempire la cronofiamme. Dobbiamo aiutare anche lo spaccio e la squadra di recupero. Per la svelta li fai fuori più in battaglia. Più battaglia poi? Combattere, no? Se questa missione ha successo, la colonia salirà al grande ferro, al grado ferro, contento di buon umore. Un decreto reale è pur sempre un decreto reale. Iniziate a battere la fiacca adesso. E se stai attento anche tu, Kite, cerchi di non farti ammazzare mentre insegui la vittoria. Roald. Hey, Roald. Hai detto qualcosa? Oh no. No, non è niente, non voglio distrarti dal tuo incarico. Invece forse era utile per entrambi. Dai, dici che cosa non va. Ah, il solito impiccione. Ma ti ringrazio. Immagino siete al corrente della missione urgente assegnata a questa... No, non ne sappiamo niente. Abbiamo provvito a non darci nemmeno il tempo di preparare l'equipaggiamento. Insomma, abbiamo appena finito di combattere la colonia Sigmund. Cioè, è piuttosto snervante. Trovare le cose non è un problema, ma non siamo abbastanza per andare a raccogliere tutto quello che ci serve. Solo questo posso darvi una mano. Stiamo. Guarda, ci chiedono degli oggetti che io ho appena venduto. Davvero lo faresti? Facciamo parte della missione. I rifornimenti serviranno anche a noi. Grazie mille, allora. Mi togliete un po' dalle spalle. Nessun problema, cosa vi serve? Ecco la lista. Le tre cespogliette. Poi ok. Caricato la richiesta di una scheda collezione, puoi controllare se appare. Collezione di sicuro. Sì. Ah, ok, dovrebbe essere X. Controllare l'incarico di... Ah, devi aprire... Ok, mi spiace.
Madonna, quante cazzo di cose dobbiamo prendere. Ottimo, l'ho salvata. Mi piace affidarvi questo incarico, grazie tante. La carne di pesce viene dai piragna, che nuotano all'entrata della colonia. Sembra ricordare di aver trovato anche afani e cerfoglietta in quella zona. Sotto una colonia, quindi, manta su. Con noi sul pezzo finiremo in un attimo. Non ci alleniamo ancora un po'. Ringrazio. Dopo aver raccolto gli oggetti dobbiamo caricarli nella scheda collezione, giusto? Esattamente, dopo averli registrati tornate qui da me. Io rimarrò qui per controllare in come il punto. E vabbè, ah no, ok, ho detto quante missioni. Aspetta, non ho trovato. Era durato. Se io mi butto da qui. Moro? Aia, sì. E dai di muri invisibili. Ma voi state lì, non ci riesco a arrivare. Mi butto. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Edge thrust, hair trigger. Uppercut, thrust, don't come here. I got something for you. Thanks. Yeah, complimenti, no, che hai fallito l'attacco. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Crush him! Make this quick. Smooth as always, Noah. Right this, Temple. Rising block. Ground. Hey, this isn't too bad. Nice one, Wampa. Air uppercut. We've got them pinned down. Hey, I'm here. You're on fire, lad. Yeah, I'm ready to make some waves. Those chewy radishes and clusterelles should be growing nearby, I reckon. Then let's snap them up. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Eat it. Head trigger. Slap. Break. Come here. Girato abbastanza. Usare le schede collezione anche per registrare gli oggetti collezionati, direzione missioni.
Per verificare i tuoi progressi nella raccolta degli oggetti richiesti, visualizza le richieste. Ah, mi dà direttamente la ricompensa. Taglia, preso quello più vita. Find his keepers. Dovrebbe essere buono. Siamo pure un po' allenati. Che ogni volta l'aiuto reale del castello, beh, dobbiamo farcela a tutti i costi. Vi farà sicuramente salire il gatto ferro, vero? Sì, sarà l'inizio di una grande riscossa per la colonia 9. Dopo ferro c'è acciaio e poi argento, e quando arriveremo a loro saremo la colonia Kives per rispettare tutto. Anche da due cose è passato già mega iper super. Abbiamo tutto quello che hai chiesto. Ti ho ricevuto la notifica giusto ora, grazie mille. E poi te l'ho mandato a fare, ci ho messo meno tempo io a ritornare. Fantastico, io ti ho tentato d'aiuto. Io la missione te l'ho fatta adesso. E tu speri che noi moriamo per non darci la ricompensa. Mi ha detto altre cose. Stavo pensando quello che ho detto io. Non le avevo mai usate prima, ma quelle schede di collezione sembrano molto utili. Beh sì, ti dicono cosa serve ai tuoi compagni, cosa dici ti può aiutare a vicenda. Ad esempio, sapete che io sono sempre in cerca di quadrifogli fortunati. Sono rognosissimi, naturalmente. Se inoltre una richiesta a qualcuno li trova, può mandarmi. Il concetto di base è questo. Fammi capire, abbiamo questo fighissimo sistema a portata di mano e tu lo usi per raccogliere il bacio, che cretina. Poi ripeterlo. Cretinata, ma che cretina, era uguale. Siamo tutti soldati, non sappiamo mai quanto tempo ci resta e chi sarà ancora qui domani. Eppure, è bello sapere che qualcuno si ricorda di te e che pensa alle tue necessità. Già, è un gran bel sistema. Chi l'ha creato ha avuto un'ottima idea. Scommetto che ogni tanto usi l'iride per controllare i tuoi amici della colonia 9, eh?
Ovviamente. Non vedrò mai. Bella anche a me ogni tanto ti va, magari una volta al giorno. Avevo già contato di farlo. Amici, adesso devo andare al punto di raccolta. Cavolo, è vero. Si trova la porta frontale della colonia nuova, giusto? Andiamo appena siete pronti a partire. Andando in battaglia potremmo morire tutti. La nostra destinazione per questa missione è la valle di Alfeto, molto lontana. Un percorso duro per un Leibniz. Sicura di avere abbastanza cilindri tetere? Con i nuovi Leibniz non dovremmo avere problemi. Ce li hanno mandati apposta, credo. Capito? Proprio la roba pesante che ti aspetti in una missione ordinata dal castello, eh? I Lance, prendi quello, ok. Ricevo dopo tutto a tirare il fuoco nemico e il lavoro dei difensori. Sicuri che Juni si prenda cura di te e non solo di noi, ok? Anche i difensori hanno bisogno di cure. Sì, non ti preoccupare, sappiamo il fatto nostro. We did win big yesterday. It'll only be a matter of time before we make iron. That'll be it. Yeah, I don't know about that. Looks like they're rolling out silver rank for this operation. Silver rank? What would they be doing here? Orders are orders. Can't complain about their help, though. Noi la cosa ci puzza, invece. Formation until point D. Don't fall behind. Oh, andiamo a piedi proprio. Madonna. Come va? Guarda, mi sta accontentando. No, scusa se ti disturbo, mi chiedevo se potessi farmi un altro normale. Ho rotto il cazzo, certo, nessun problema, cosa ti serve? Spero che stavo dando un'occhiata alle schede collezione. Beh, sembra che alcune persone siano indietro con i preparativi per la grande missione. Se vi capita di trovare qualcosa che potrebbe tornare loro utile, vi piacerebbe consegnarglielo tramite le schede? Ricevuto, quindi quando torniamo, troviamo i materiali, dobbiamo solamente registrarli sulle schede collezione, giusto? Esatto, come al solito, scusa il gattino. Oh, Persona 5 esce da questo gioco, eh. Però non piace proprio impicciarsi gli affari degli altri. Ma come no? Però almeno
Promesso una ricompensa, la decisione di accettare alla fine conviene a tutti. Io voglio andare a valutare i vantaggi con estrema attenzione, poi. Come dici? Andati bene. Ok, ok, concentriamoci sulla missione e incamminiamoci verso la linea. Per la mappa del menu principale usa il viaggio rapido per recarti in qualsiasi punto di riferimento o area segreta già scoperta. I mostri sono divisi in quattro categorie: normali, elite, unici e fortunati. Puoi distinguerli dal simbolo visualizzato accanto all'indicatore del loro livello. I mostri normali, per sconfiggere questi mostri non sono necessari particolari strategie, a patto che tu sia di livello simile a loro. Mostri elite. Date nemici formidabili per via del loro livello. Ottimo per mettersi alla prova dopo aver fatto l'abitudine al sistema di combattimento. Mostri unici, mostri incredibilmente potenti che ti daranno del filo da torcere se sei al loro livello. È molto difficile batterli senza una valida strategia. Mostri fortunati, sono con un po' di fortuna puoi incontrarli sul campo. Sono forti come mostri normali, ma danno ricompense molto migliori quando vengono sconfitti, ok. Quando un nemico compie certe azioni, vedrai apparire un'icona rossa con un punto esclamativo. Vuol dire che il nemico può far cadere oggetti o far comparire nemici rari. Occhi aperti. E la Madonna. Però? Pollux. Mi aspettavo di trovarti qui, Pollux. Beh, sai, dato che la grande missione è iniziata, ho inviato una richiesta urgente per un carico di rifornimenti. Purtroppo però si è alzato il vento all'improvviso e il carico è atterrato da tutt'altro modo. Per questo stavi guardando verso le cascate celesti? Sì, possiamo andare a prenderlo noi, no? È proprio sulla nostra strada. Davvero è vivo, è il mio giorno fortunato, voi delle forze speciali siete i migliori. Riuscite a trovare il carico, tenetelo pure, tanto è roba destinata alle truppe in prima linea. Vi saluto, sono sicuro che ci tornerà utile, grazie mille. Più una garaffa in meno da pelare. Una garaffa, vabbè sì. Mi sono pure... Ah, era questo che ti preoccupavo? Scherzo, fate attenzione con la salentesi. A che livello? Madonna, ho spinto male il tasto. Noi a che livello siamo? Sono tutti a livello 5. Manca pure poco a livello 6, quindi... Li stanno combattendo. Ho visto. I hope we can make use of this. Allora, quindi io in teoria potrei avere missioni. Ammazza, posso pure usare le monete bon per rubare.
Quindi se mo torno indietro. Andate in missione, io torno indietro e me ne vado. No, quindi le missioni là sono completate, non serve di... Non serve di... Era là, infatti sì. Ma l'avevo già fatto prima. Ah, sono... Ah, sono 9. Io ne posso fare 20.000. Ma quando sei questa? Schermaglia, in giro per Anios puoi trovare gruppi nemici che si scontrano, puoi partecipare alla lotta andando di uno dei due gruppi. Vince potresti ricevere ricompensa. Se noi gli altri notano qualcosa di interessante, tieni premuto del zero per puntare lo sguardo in quella direzione. Avvicinati a casa. Infatti. Friends lost.
looks worried. Let's ask him what's wrong. Non l'avete visto? Culo, io volevo far attaccare il palo, ho detto vabbè, forse non attacca. È girata dall'ultimo stammare. Ma curalo per Dio. This veteran temp Tamara, we're just getting warmed up. What's that? There's something useful here. I'll need a hand here. I'm on it. Due. No. Huh.
we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Make this quick. Smooth as always, Noah. Take this. Great. High chopper. Air flash. Power ring. Eat it. Take an arrow first. Uppercut. Gonna do? Make me yawn myself to death? Danno la cosa. Io faccio. Ok, non posso selezionarle per sapere dove. Guys, get ready to fight. Come here, I got something for you. You're a lifesaver. Ma ce la comiamo? Cosa? Io non me lo ricordavo manco così. È quello dell'orologio, eh? È quello dell'orologio, eh? Era quello che quello si era perso una cosa che dovevamo ritrovare. Un po' troppi nemici. That's the entrance to Alfetto Valley. This should put us about halfway then. Madonna. Come on, keep going. Right, let's push on. Qual è il combattimento contro di questo? Extra!
Allora, terreno, allora. Dio, aumenta l'attacco di stato. Dovresti morire, no? Oh. Ah. Vabbè, io direi che ci possiamo fermare pure qui. Volevo andare avanti con la storia, ma già mezzanotte e un quarto. Domani svirebbe. Non so quanto durerà il pezzo dopo della storia, dato che una parte prima è durata quasi mezz'ora. E qua possiamo salvare. Ok. Il gioco mi sta piacendo, non tanto per il gameplay, che il gameplay è quello solito. Vediamo poi quando si migliorerà quello che metteranno. E per il resto è una storia molto molto bella. L'idea di base è molto carina, soprattutto perché ci hanno fatto vedere cosa c'era prima, senza però farci capire che il personaggio principale sappia che c'era quel qualcosa prima. Hanno fatto vedere quelle due, non so se terre o universi, si sono scontrati. Sappiamo che già, che almeno ho giocato al 2, so che era inerente a un universo che si era diviso in due per colpa di un esperimento. Qui sembra che invece si sono uniti due, quindi vedremo come andrà. Quindi vuol dire che poi faranno il 4, dove faranno vedere l'altra parte. Vabbè, buonanotte a tutti.